quarta festa delle rose, comune di Bussolengo. Con le telecamere di Verona Report ci troviamo in piazza 26 aprile nel pieno di questa manifestazione così bella, così fiorita. Come dicevo, una quarta edizione che quest'anno, nonostante la pandemia, si è riusciti ad organizzare con manifestazioni, con espositori, e quindi nelle vie del centro potrete ammirare, fare shopping, vedere tante cose a tema, tra l'altro anche in occasione della ricorrenza della festa della mamma. Ma sentiamo più nel dettaglio da parte del sindaco Roberto Brizzi e degli esponenti dell'amministrazione comunale in che cosa consiste questa festa e che cosa è stato organizzato di bello per gli abitanti di Bussolengo e per tutti i visitatori. Grazie Daniela, giornata bellissima per Bussolengo per tante cose. Uno, perché si vede la ripartenza, due, perché c'è una piazza bellissima, completamente colorata, tantissima gente, però bravi, tutti con le sue mascherine, tutti distanziati. Penso che ormai sia entrato nell'ordine di idee della gente di cosa non bisogna fare, cosa si può fare in questo periodo di Covid. È stata fortemente voluta, organizzata quando ancora non si poteva, però come l'anno scorso noi ci crediamo che bisogna riprendere, bisogna riportare la gente in piazza, rifare convivialità, fare comunità come è sempre stata Bussolengo. E poi questa iniziativa grazie a aziende tutte di Bussolengo, perché la società organizzatrice di Bussolengo, la Flover di Bussolengo, in collaborazione con la Proloco di Bussolengo e l'associazione Gemellaggi di Bussolengo, è stata fatta tutta in casa, ma è veramente molto bella. Invito veramente tutti a venire a visitarci, perché le rose sono belle, grandissimi colori, e fra l'altro c'è una bellissima giornata anche di sole, questo veramente ci sono tutti i presupposti per fare una camminata in centro. Quarta edizione della Festa delle Rose. Siamo ripartiti, è bello perché c'è la piazza piena di gente, naturalmente addobbata con tantissimi vasi e specie di ogni tipologia di rose. È una bella ripartenza, baciati dal sole, un'occasione nel weekend più floreale dell'anno anche per festeggiare la mamma, perché domani, domenica, festeggeremo la mamma. Quindi sono anche emozionato, devo dire la verità, perché dopo tanto siamo tornati in presenza e questo vuol dire molto. È bello vedere anche sotto le mascherine gli occhi delle persone che sono contente di tornare a passeggiare per le vie del centro, guardare le vetrine dei nostri commercianti, entrare nei negozi, poter ammirare le bancherelle degli hobbisti che sono presenti. Quindi veramente bello, bella, una bella ripartenza che fa bene a Bussolengo, che fa bene ai commercianti e che fa bene a tutti noi. Anche quest'anno il Comune di Verona conferirà il premio Giulietta ad una donna che si è particolarmente distinta. Vista la situazione epidemiologica che si è verificata, il Comitato di Verona ha deciso di conferire il premio alla professoressa Evelina Tacconelli, direttore del reparto di malattie infettive presso l'Università di Verona. Vi aspettiamo venerdì 4 giugno alle ore 18 presso la Casa di Giulietta, Verona, per conferire il premio Giulietta alla donna alla carriera.
Siamo già arrivati alla quarta edizione della Festa delle Rose, ma direi questa la più bella perché comunque si collega alla rinascita, a questo momento importante di ritornare nelle nostre piazze, questo ritorno alla vita, denso anche di significati, perché maggio è il mese delle rose, perché siamo anche alla vigilia della Festa della Mamma, e questa bellissima iniziativa è nata 4 anni fa anche per celebrare la Rosa di San Valentino. Siamo uno dei pochi paesi in Italia che ha una rosa dedicata, che celebra un po' anche la tradizione di San Valentino, perciò una rosa rossa collegata dall'eterno amore. Questo fiore bellissimo, denso di significati, che si collega nella storia a molte vicende molto importanti, che ha scatenato guerre, unioni, viene celebrato in questo mese della rosa, con questa festa a maggio. Qui portiamo moltissime varietà, ci sono circa 200 varietà diverse di rose, ci sono circa 3500 piante, ed è comunque bellissimo vedere la grande partecipazione, la grande voglia di tornare. Questo periodo che abbiamo vissuto ci ha anche fatto vivere di più il giardino, siamo rimasti chiusi in casa per molto tempo, e ha accelerato anche questo ritorno alla passione per il verde, che era un po' già in atto con il ritorno agli orti. Perciò continua questo riavvicinamento della famiglia alla cultura del verde, sia nei terrazzi, alla vita all'aria aperta, e si vede proprio la grande predisposizione a tornare a voler coltivare le piante e a curarle sia sul terrazzo che nel giardino che nel balcone. Perciò un grande futuro per le piante e per queste feste. Ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato per la realizzazione di questa bellissima manifestazione. Siamo giunti alla quarta edizione della Festa delle Rose a Bussolengo. Finalmente siamo ripartiti in sicurezza. E è una giornata spettacolare, il tempo ci assiste e speriamo che arrivino parecchie persone per visitare il giardino fiorito e non solo. E vi aspettiamo numerosi, ci sono tantissimi banchi di artigianato oltre al campo fiorito della Flower in piazza 26 aprile, dove potete trovare qualsiasi qualità di rosa che viene da tutto il mondo. La nostra specialità è la rosa di San Valentino, che è stata realizzata e prodotta direttamente da Flower. Troverete qualsiasi tipo di artigianato fatto direttamente dai nostri espositori, che viene utilizzato con materiali in fibre naturali e cotoni bio. At least it was worth the struggle. I could drive from your place, miss your lips, but I hate the taste. No fun in this game. Nella Festa delle Rose di Bussolengo non poteva mancare l'associazione Pro Loco. Siamo qui in compagnia del tesoriere Marcella Dall'Oca. E come tutte le proloco che si rispettino, ovviamente sono una presenza immancabile, una presenza importante in una realtà cittadina. In particolare si sono occupati anche dell'organizzazione di alcuni eventi e sono presenti con un banco tesseramenti. Sì, buongiorno a tutti, io sono Marcella, sono il tesoriere dell'associazione e abbiamo accolto con piacere l'invito dell'organizzazione di questa manifestazione a partecipare con un nostro stand. Nello specifico siamo aperti con il tesseramento per quest'anno 2021 e abbiamo deciso di organizzare un gioco al tema floreale, il gioco Loco, dove diamo la possibilità a tutti, grandi e piccini, di venire a pescare dei tappi e vincere delle piante. Siamo orgogliosi che il Comune ci renda partecipe di tutte le manifestazioni e speriamo che quest'anno sia un anno proficuo a livello di eventi, soprattutto per il nostro Comune. Grazie. Well, we
least it was worth the try. Ringraziamo quindi il sindaco, l'amministrazione comunale, la Proloco che è voluta passare per un saluto, e con questo sfondo molto colorato delle rose di questa quarta festa di Bussolengo noi vi salutiamo. Verona Report vi dà appuntamento ai prossimi eventi e a tutti auguriamo buona festa. Passate tutti a Bussolengo a fare una visita in mezzo ai colori e agli espositori.